Il tofu, chiamato anche caglio del fagiolo di soia, è un tipo di alimento diffuso in quasi tutto l'Estremo Oriente. Nonostante abbia un nome tipicamente giapponese, ha origini cinesi e oggi è conosciuto e usato non solo in Cina e in Giappone, ma anche in Corea, Vietnam e Thailandia. Viene ricavato dalla cagliatura del latte di soia e dalla pressatura che ne dà la sua tipica forma rettangolare. Viene classificato come un tipo di formaggio, proprio perché è un ricavato, come il formaggio, dal latte, però di soia. Come già detto, anche se il nome è giapponese, le sue origini sono cinesi. Tuttavia, è difficile stabilire con esattezza e precisione la storia del tofu, come sia nato e da dove risalgano i suoi metodi di preparazione. Ci sono molte teorie in proposito, ma nessuna di queste è abbastanza sufficiente a spiegare con esattezza quanto ci si chiede. Una teoria afferma che il tofu sia stato inventato nel nord della Cina dal nobile Liu Han, un principe appartenuto al periodo della dinastia Han. Ma ciò è poco probabile perché le informazioni riguardo questo personaggio e questo periodo sono molto scarse. C'è chi afferma che il tofu sia stato scoperto per caso durante la bollitura dei fagioli di soia con del sale marino. Poiché vi era una grande quantità di calcio e magnesio, attivandosi la formazione del caglio da questo tipo di latte, pare si sia formato il tofu. Ma anche in questa teoria poche sono le informazioni che possano confermare i fatti. Un'ultima teoria invece sostiene che i cinesi abbiano imparato la tecnica applicata al latte di mucca da un altro popolo e poi l'abbiano applicata al latte di soia, però anche questa è una teoria poco attendibile. Un'ipotesi che potrebbe essere attendibile invece è quella che riguarda l'etimologia della parola stessa. I cinesi, per indicare il latte cagliato, usavano la parola rufu, che significa latte andato a male. Da qui il termine dofu e poi probabilmente tofu. Ciò che è certo però è che una volta conosciuto in Cina, questo alimento fece presto ad arrivare anche in Giappone, dove trovò la sua massima diffusione, grazie alla contemporanea diffusione del buddismo, che riteneva con fermezza che il tofu fosse un importante alimento pieno di proteine e che poteva stare benissimo alla base di una dieta vegetariana. Da qui in poi si diffuse anche nel Vietnam, in Corea e Thailandia, affiancando così moltissime ricette che lo videro non solo fresco, ma anche cotto a vapore, fritto, congelato o aromatizzato. Come detto prima, il tofu si ottiene dalla cagliata del latte di soia e poi pressato in varie forme, maggior parte delle volte rettangolare. Ci sono due tipi di cagli usati: il caglio tradizionale cinese, che ha una consistenza morbida e tenera e ha un sapore neutro ma ricco di calcio. Il caglio usato per il tofu giapponese, che invece ha una consistenza liscia e delicata. Per realizzare il tofu giapponese viene usata una polvere chiamata nigari, creata principalmente da cloruro di magnesio estratto dall'acqua marina. Nigari viene dalla parola nigai, che significa amaro. Infatti dà al tofu un sapore un po' più amaro. Comunque sia, il tofu è un prodotto ricco di proteine, che non ha nulla da invidiare ai formaggi più comuni. È costituito da una certa quantità di calorie, acqua, proteine, lipidi, glucidi, calcio, fosforo, ferro, vitamina B1, B2, B3 e sodio. A seconda della quantità di acqua che si estrae dalla cagliata, si possono ottenere tre tipi diversi di tofu fresco: tofu delicato, kinugoshi tofu. Ha una consistenza simile a quella del budino ed è per questo che viene usato come dessert.
tofu solido asiatico, Momen Tofu. Questo è quello con una grande quantità di liquido, ma proprio perché viene pressato e prosciugato, la sua consistenza è quella di una fetta di carne cruda. Rispetto al tofu delicato, è meno tenero e friabile, e quindi si può facilmente tagliare a cubetti e afferrarlo con i bastoncini. Infine, tofu secco occidentale. È una varietà cinese del tofu con una quantità bassa di liquidi. Proprio perché trattiene meno liquidi, è molto più compatto ed elastico. Esistono molte varietà di tofu conservato rispetto al tofu fresco. Questo è dovuto soprattutto al modo di lavorare il tofu fresco, proprio per conservarlo più a lungo. Grazie alle diverse tecniche è facile anche aromatizzarlo, per creare così ricette sempre diverse e gustose. Ecco un elenco dei diversi tipi di tofu conservati. Aromatizzato. L'aromatizzante viene inserito nel latte di soia nella prima fase della formazione della cagliata. Da questo processo si possono ottenere due tipi differenti di tofu, il tofu dolce e il tofu salato. Il primo è il tofu usato per i dessert, che può essere all'arachide, alla mandorla, al mango o al cocco. Per ottenere la miscela basta mescolare nel latte di soia prima della cagliata lo zucchero, frutta e l'aromatizzante. Per la sua consistenza dolce viene servito anche freddo. Il secondo invece, il tofu salato, è quello fatto con l'uovo. Vengono aggiunte le uova sempre prima della cagliata. Il colore finale sarà quello di un giallo pallido e il suo sapore sarà quello simile al tofu delicato. Fritto. Il tofu fritto in realtà è un modo di cucinare il tofu, fritto nell'olio al fine di ottenere una pastetta leggera, con una superficie dorata e croccante. Può essere servito da solo o accompagnato da particolari salse. Congelato. Il tofu congelato o a mille strati è quel tipo di tofu che una volta congelato sviluppa al suo interno una grande quantità di cristalli di ghiaccio. Per consumarlo è bene prima aspettare che scongeli e dopodiché va spremuto al fine di togliere tutto il liquido creatosi all'interno. È una specialità tipica del Taiwan. Un'altra varietà di tofu congelato è il tofu giapponese, chiamato anche Koyadofu o tofu selvaggio, tipico della cucina tradizionale vegetariana buddista. È venduto come un piatto leggero ma molto nutrizionale, che va servito dopo averlo messo nell'acqua calda o in un brodo. È il tofu adatto alle minestre o alle zuppe. Infine c'è un altro tipo di tofu chiamato tofu burmese. È un tofu particolare perché prodotto dalle lenticchie al posto che dai fagioli di soia. Ma alla fine, in quale ricetta è possibile trovare il tofu in Giappone? Il tofu è un ingrediente molto usato nella cucina giapponese e le ricette più conosciute dove è possibile trovarlo sono ad esempio la burage, una classica ricetta dove si frigge il tofu delicato, il kitsune udon, cioè tofu sbucciato e condito con salsa di soia, i nari sushi, ossia aburage tagliato a cubetti accompagnato dal sushi, oppure tofu secco. Sarebbe del tofu cotto a fuoco lento insieme con salsa di soia e servito con cipolla. Ma come questi ce ne sono tantissime altre di ricette. È importante però ricordare che il tofu deve essere opportunamente refrigerato per evitare di alterare il suo sapore e che l'acqua del tofu deve essere cambiata giornalmente e che va consumato nel giro di pochi giorni. Buon appetito!